Buongiorno a tutti. Oggi un altro fantastico giro. Oggi vi porto sulla strada statale 107 Silana. Bellissima. Bellissima zona. Attraverso la Sila, sono da Cosenza in direzione Crotone. Adesso metterò questo video anche su un altro social, che sono mesi che non pubblico niente. Su Facebook sto pubblicando più spesso, ma sull'altro social è un po' di tempo che ci manca. Ora faccio un bel video della nostra bella Italia, della nostra bella Calabria e della nostra bella Sila. Parco Nazionale della Sila, bellissimo. Oggi è pure una bella giornata di sole. Finalmente, ieri Pasquetta nelle nostre zone. Veramente. Oddio, prima mattina ha piovigginato pure un po', poi dopo c'era il vento che così ha spazzato un po' le nubi prima di mezzogiorno, credo, intorno alle 11 è venuto fuori anche un po' di sole, freddino, ma è uscito. Le indicazioni: Cosenza Est, Crotone, Sila. Questa è un'altra bella statale che attraversa montagne, giustamente la Sila, non scherziamo. Con panorami e vegetazione veramente diverse ai vecchi video che facevo Spagna e Portogallo. Ma siamo parlando della macchia mediterranea che lussureggia a più non posso su tutti i versanti italiani, partendo dal basso verso l'alto e addirittura altri tipi, cioè sono degli alberi di bassa macchia e la macchia mediterranea, la classica macchia mediterranea fatta di arbusti, dagli alberi di leccio, frassino, cirro, quercia, carpino. Poi c'è la bassa macchia che sono mirtillo, sono altre piante che noi chiamavamo muscotolo, tanti piccoli arbusti che fanno parte della macchia mediterranea, si trovano su tutta la fascia costiera. Ho trovato questi tipi di alberi e arbusti con qualche cambiamento nella morfologia, ma di poco. Li ho trovati addirittura, cioè addirittura, purtroppo, no purtroppo, addirittura fa parte della macchia mediterranea, addirittura li ho trovati fino a giù a Faro, in Portogallo. E poi man mano andava scemando quando si affacciava sull'Atlantico, ma comunque riusciva a resistere fino a nord, nella Spagna lato Atlantico. Adesso passiamo ai santuari di Paola. E il fascino di questa zona è dir poco ammaliante. Oh, sulla mia sinistra, sulla destra ci sono tutti questi alberi di rubina acacia, che in caso vengono impiantati pure per diversi motivi. Uno, perché sono rapidi nell'imboschimento; due, perché sono delle piante infestanti, con le loro radici trattengono il terreno e quindi vengono utilizzati sui costoni, in questo caso sul costone della strada statale, che così tiene compatto tutto il terreno che potrebbe altrimenti franare sulla statale. Poi ci stanno le piantagioni di pino, e a questa altitudine così bassa non dovrebbero esserci, però sono stati impiantati
degli anni 60-70, quelle politiche scellerate che erano di rimboschimento, scellerate tra virgolette, perché veniva utilizzato il pino, per il semplice motivo che il pino, essendo un albero molto veloce nella crescita, in 20 anni si fa un bel rimboschimento. Però purtroppo, ahimè, il pino c'ha pure il contro, cioè il pro che in 20 anni hai un bosco fitto e inverdito, e il contro è che il pino è una pianta altamente infestante con i suoi aghi, quando i suoi aghi, laghi di pino che cascano a terra, copre tutto il terreno e praticamente ammazza tutta la vegetazione del sottobosco, quindi restano solo loro. Il primo problema, il secondo problema, quegli aghi, e non solo quegli aghi, ma il pino stesso, essendo una pianta resinosa, è una conifera, è come impiantare un fiammifero pronto ad essere acceso. Ho fatto questo esempio, insomma, per farci capire più rapidamente che ogni pino è come un fiammifero, nel senso è altamente infiammabile il pino, come tutte le altre piante, ci mancherebbe. Poi il pino, essendo molto resinoso, ha una durata più lunga nell'ardere quando prende fuoco, e prende fuoco molto facilmente, perché gli interspazi che ci stanno tra gli aghi di pino praticamente è una miscela di ossigeno e carburante che praticamente il carburante sarebbe la... Oddio, non l'ho detto poco fa. La resina, ecco, mi stava sfuggendo. La resina, e quindi essendo molto ossigenata con il passaggio del vento, la resina presente è altamente infiammabile. Ecco qua, già il paesaggio cambia. Se poi alla mia testa adesso ci sono le querciole, alternate a campi di ulivo, almeno la presenza dell'uomo c'è sempre, non è che stiamo andando in alto. Però continuiamo a salire. Ciliegio selvatico, un altro ciliegio selvatico, rubina cacio, che è stato largamente usato, non è un male, perché protegge tutta il costume, protegge tutto il costume. Immaginiamoci, viene estate, pure tarda primavera, ecco, con un altro ciliegio salvato. Bello, piacerebbe trovarne qualche piantina. Immaginiamoci primavera inoltrata come adesso, che stanno fiorendo già i ciliegi, quindi siamo in altitudine ancora ottima per la fioritura, che più in alto si va, con il freddo più si ritarda la fioritura. Però tarda primavera, immaginate tutta questa zona in piena fioritura di tutti i tipi alberi. Che profumi inebrianti possano venire fuori. Normalmente la strada è tutta insalita e si sa, dobbiamo arrivare in cima e riscendere dall'altra parte. Me mi fanno impazzire questi che quando vedono la macchinetta della velocità frenano. Se il limite è 50, che ti frena a 30?
adesso sulle attività di questa zona. Io non è che sono tanto ferrato, però essendo di natura montagnosa, insomma, sicuramente una delle principali attività sarà il taglio della legna e tutto quello che è inerente alla filiera della legna. Sicuramente